si avvicinava la Pasqua giudaica e Gesù si recò a Gerusalemme. Nel cortile del Tempio vide i mercanti che vendevano bestiame, pecore e colombi per i sacrifici. Vide anche i cambiamonete ai loro tavoli che cambiavano valuta straniera. Gesù fece una frusta con delle corde e scacciò tutti fuori dal tempio, disperse pecore e bestiame. Sparpagliò a terra il denaro dei cambiamonete e rovesciò i loro tavoli. Poi andò da quelli che vendevano colombi. Portate fuori ogni cosa! Smettete di fare della casa di mio padre un mercato! Allora i suoi discepoli ricordarono questa profezia delle scritture: lo zelo per la casa di Dio è come un fuoco che mi divora. Ma i capi dei giudei gli domandarono: cosa stai facendo? Se Dio ti ha dato davvero l'autorità di fare questo, mostraci un segno miracoloso che lo provi. D'accordo, distruggete questo tempio e in 3 giorni lo rimetterò in piedi. Tu saresti in grado di ricostruirlo in 3 giorni? Ci sono voluti 46 anni per costruire questo tempio. Quando però Gesù disse questo tempio, si riferiva al proprio corpo. Dopo che fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli ricordarono che egli aveva detto questo e credettero sia alle scritture, sia a quello che Gesù aveva detto. A motivo dei segni miracolosi da lui compiuti a Gerusalemme durante la festa di Pasqua, molti cominciarono a credere in Gesù. Ma Gesù non si fidava di loro, perché ben conosceva la natura umana. Non aveva certo bisogno che qualcuno gli rivelasse quel che passava per la mente di ogni uomo.